Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, domani è la festa dell'occupazione, della liberazione. Che significa festa della liberazione? Per chi non lo sapesse, ogni 25 aprile di ogni anno c'è questa festa di merda che non serve a un cazzo. Cioè, serve ricordare che noi siamo stati liberati dall'occupazione nazista, fascista, nazista, e poi siamo subentrati a essere la colonia degli americani. Dimmi dov'è la liberazione? Prima degli americani, poi della UE, dell'Unione Europea. Dimmi pure che cazzo è stata la liberazione. Non c'è qualche filo americano che dire, ormai ci hanno salvati. Un debito di 45 milioni, cioè 45 anni passati, no 45, si sono passati 60-80 anni fa, ma di cazzo, ma basta ormai, no? Cioè, sinceramente, voglio dire, ormai il debito l'abbiamo estinto, ma quanti debiti dobbiamo estinguere con l'America per riconoscenza? Abbiamo messo i loro qui ufficiali, seguirli ovunque, andare in guerra con loro, inviargli armi ai loro eserciti paramilitari, quelli là. Questa famosa guerra in Ucraina, no? Che mi dispiace perché sono vicino al popolo ucraino, popolo simpatico, ho conosciuto ucraine che sono simpatiche, ucraine, persone squisite e simpatiche. Però cazzo, mai. Perché dobbiamo noi interessarci? Noi abbiamo i nostri problemi in Italia. Insomma, la sanità, l'occupazione, che poi ci sarà il primo, la festa dei lavoratori. Ora chi cazzo lavora in Italia? Giusto al centro-nord, perché adesso il sud è tutto in nero, con 600-700 euro al mese, senza regola, con lavori di merda, che muoiono un sacco di gente sul lavoro. C'è questa festa, prima faccio questa festa sul lavoro, cioè la gente muore. Cioè, molti dicono, ma è meglio lavorare il pane. Pane sicuro, con coscienza pulita, piuttosto che scusa faccia di merda, che faccio una cosa brutta, meglio lavorare piuttosto che andare a fare il criminale. Ma vi promesso che è vero per me, che è molto più dignitoso, su questo assolutamente, però i rischi ormai sono gli stessi, perché se tu fai il criminale rischi 30 anni di galera, come puoi essere ammazzato dai tuoi rivali, e questo c'è un rischio enorme, perché comunque tu ammazzi la gente, quindi cioè, oppure spacci droga e che fa con gente che poco conto, poco raccomandabile, quindi c'è il rischio di venire ammazzato. Mi spiegate voi che poi giustamente anche al lavoro tu ti alzi, vai là, una gru ti va in testa, cadi da un'impalcatura, vieni schiacciato in ascensore come ho fatto di quello catanese, e sa fare quella donna è rimasto schiacciato dall'ascensore. Cioè, tu ti svegli, fai un lavoro sicuro, è sicuro, dovrebbe essere un lavoro sicuro. Uno non dovrebbe morire andare a lavorare. Dovrebbe andare contento, felice, tornare a casa stanco ma contento. Invece no, noi si chiede soltanto in gambara. E non si parla di questa. Questa è una vera emergenza. Non è femminicidio, che è un termine inventato, perché sono omicidi quelli che avvengono. Omicidio è una classificazione di che cosa? Un'emergenza finta. Ci sta il fatto che ci sta l'uomo che uccide la donna, come la donna uccide l'uomo, non deve esserci una cosa con un referenziale. La vera emergenza sono questi morti sul lavoro, queste morti sul lavoro che sono tantissime e non si accendono a placarsi, perché se avessi, come si dice, le misure di sicurezza fanno schifo in alcune parti, ancora soprattutto al sud fanno schifo, succede anche al nord, però al sud fa un po' più. Quindi festa della liberazione, liberazione di che cosa? Quando siamo gli schiavetti dell'America, siamo liberati per essere schiavi dell'America. Quindi è inutile ragazzi, quindi vi lascio, questa è la mia riflessione, tutto questo, buona giornata, buone cose.